festa in cielo e festa sulla terra. Amica, vieni a stare insieme con me. Spirito Santo. La grazia, la pace e la carità di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questi è il diacono San Lorenzo, che diede la sua vita per la Chiesa. Egli meritò la corona del martirio per raggiungere in pienezza la letizia nel Signore Gesù Cristo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Raccogliamoci un attimo a riflettere sulla nostra vita, confrontandola con la vita di San Lorenzo, il diacono martire di Roma. Indubbiamente il Santo ha tracciato una linea importante. Ci ha detto che per essere veri seguaci di Cristo è necessario tenere presente la storia, cioè i poveri e le difficoltà del vivere. E è necessario essere capaci di abbracciare la croce che la vita ci presenta tutti i giorni. Noi, di fronte a questi impegni, abbiamo spesso delle manchevolezze, e ci sentiamo incapaci o non abbiamo la volontà di mettere in pratica sia l'uno che l'altro aspetto. Volendo onorare San Lorenzo, riflettendo su questo, chiediamo perdono al Signore di tutte le inadempienze e di tutte le mancanze e confessiamo i nostri peccati. O Dio, che hai comunicato l'ardore della tua carità al diacono San Lorenzo e lo hai reso fedele nel ministero e glorioso nel martirio, fa che il tuo popolo segua i suoi insegnamenti e lo imiti nell'amore di Cristo e dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
Beato l'uomo che teme il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde. E chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io, la sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre mio lo onorerà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Anche quest'anno, fratelli e sorelle, celebriamo con il cuore colmo di gioia la nascita al cielo del martire San Lorenzo. E lo facciamo in questo ambiente così particolare, ma anche così ricco. Prima di iniziare questa santa messa, guardavo a ponente, verso il sole che tramonta. Forse qualcuno di voi avrà alzato lo sguardo e avrà visto che delle strisce di luce attraversavano le nubi. Era una sorta di immensa raggiera posta per davvero a gloria di San Lorenzo e a gloria di quello che questo colle rappresenta. Sembrava la raggiera di gloria per il colle di San Lorenzo. E ho pensato, dovendo meditare sul mio peccato, che confrontandomi con questo spettacolo della natura e confrontandomi con la storia del santo e con la storia dei nostri antenati, veniva estremamente facile riflettere sulla nostra pochezza e sulla nostra fragilità, sulla mia pochezza e sulla mia fragilità, perché io condivido con tutti voi la gioia di guardare il cielo in questa sera di agosto e il dispiacere di non essere capace di rendere presente lo spirito di San Lorenzo nell'agire quotidiano. Indubbiamente il martire è uno che segna un cammino di luce. Non per niente San Lorenzo viene ricordato come il martire del fuoco, il martire cioè che muore nella luce, è affogato nella luce, è affogato nel calore, è affogato nell'amore, perché il martirio di San Lorenzo, oltre che un valore storico, ha anche questo valore simbolico. Si è immerso nella luce di Dio, si è immerso nel cuore di Dio e la piccola scintilla che era Lorenzo è diventata una con il grande falò universale, cioè con il Dio che è fonte della luce e fonte del calore. Quest'anno è particolarmente suggestiva questa celebrazione perché mette vicino un po' della nostra storia, i frammenti del passato con le speranze del presente e del futuro. E mentre viene inaugurata la nuova illuminazione artistica della chiesina di San Lorenzo, osiamo pensare che risorgiamo un po' tutti noi. È stato un anno particolare, un tempo di martirio e di oscurità per tutti. Siamo rimasti tutti più o meno come sepolti dentro le nostre case per lunghissimo tempo e abbiamo ancora oggi l'angoscia della mancanza di certezze
E mentre guardiamo la luce, purtroppo brancoliamo nel buio. Ma noi siamo qui per testimoniare una continuità nella storia, per ricordare che la luce trionfa, che il calore, l'amore hanno l'ultima parola nella storia. E guidati da San Lorenzo, il martire del fuoco e della luce, noi ci immergiamo ancora con fiducia verso un futuro che speriamo sia colmo di luce. Il santo ci dice le cose di sempre, ci racconta che è realtà di luce l'attenzione al prossimo. Quando il procuratore romano gli chiese di presentargli i tesori della chiesa, il santo si racconta, radunò, si prese 3 giorni di tempo e radunò tutti i poveri della città di Roma, i ciechi, gli storpi, gli sbantati, i diseredati, i perseguitati dalla vita, e creò un'immensa schiera che portò davanti all'imperatore e disse: eccolo il nostro tesoro. Il tesoro è questo serbatoio di lacrime. Il tesoro è il pianto nascosto in tanti cuori. Il tesoro è la sofferenza della quotidianità. Il tesoro sono i piccoli figli di Dio massacrati dalla storia. Questo abbiamo di tesoro. Non abbiamo oro, non abbiamo argento, non abbiamo possedimenti, non abbiamo niente, ma abbiamo un grande tesoro, la riserva di sofferenza nascosta nel cuore e nella storia dei piccoli e dei poveri. San Lorenzo aveva capito che questa parte dell'umanità, quella sofferente, è la parte che unisce la terra al cielo, perché è la parte che condivide la storia terrena di Gesù di Nazareth, il quale è nato povero tra i poveri, si è messo in mezzo ai peccatori nel giorno del suo battesimo, ha lasciato la casa, le poche sicurezze che aveva, ha lasciato in un certo senso gli affetti, e pellegrino di amore ha percorso le strade di Palestina, fermandosi in tutti i crocicchi e indicandoci che l'atteggiamento giusto è quello di uscire, uscire da se stessi, uscire dalle case, è quello di vedere gli altri, stabilire delle relazioni. Voi direte: ma le relazioni sono estremamente difficoltose, sono una delle cause di angoscia dell'umanità presente, perché è difficilissimo relazionarsi con il prossimo, eppure è morire il non relazionarsi. È vero che la fatica di stabilire relazioni ci costa qualche sacrificio, ma è vero pure che senza queste relazioni noi entriamo nella morte. Il periodo di nascondimento dentro le case è stato un periodo nel quale le relazioni sono state messe per davvero a dura prova. Mancanza di relazione all'esterno. Non potevamo uscire. Non potevamo incontrare le persone. Non potevamo assistere i moribondi. Non potevamo regalare una parola di speranza. Ed entrava la morte dentro le case e dentro la storia. Relazioni difficili, anche quando la convivenza diventa difficile. E così, dentro ogni casa, nella quotidianità, le lunghe ore costretti a passare insieme, se non sono sostenute da un vero e profondo amore e da una capacità anche di guardare la storia perlomeno con un tenero sorriso, diventano occasioni di pena e di fatica.
Il credente, come Cristo, è in uscita, esce dal chiuso delle case. Io dico, deve uscire anche dal chiuso delle chiese. Questa sera l'abbiamo messo in pratica più direttamente, vedete? Siamo usciti dall'ambito ristretto della piccola navata della chiesa e siamo andati all'aperto. Incontro al buio e incontro alla luce nello stesso tempo. Incontro al buio perché fra poco, tramontato il sole, scenderà questo velo di oblio sulla terra. Ma andando incontro alla luce, è la luce che portiamo nel nostro cuore, che vogliamo donare e che possiamo ricevere. La vivremo così, questa emozionante serata di San Lorenzo. Non per niente, per un fatto astrale, questa è anche la notte delle stelle cadenti, è la stella dei sogni, è la notte dei sogni, la notte dei desideri da esprimere. Non sono delle scintille di qualche meteora che cade veramente a realizzare i sogni. I sogni in questa serata di San Lorenzo, esprimiamoli pure, le nostre speranze, ma diamo ad essi l'anima delle nostre convinzioni. E allora si realizzeranno, più o meno, certamente più di quello che può fare la stella che cade per forza di inerzia e perché si distacca da un nucleo che non la sostiene più. Ma quella scintilla che segna e solca il cielo esprime per davvero il nostro bisogno di uscire. Uscite dalle case, uscite dal chiuso delle chiese, uscite dalle meschinità, uscite dalle miserie umane, uscite, fratelli e sorelle. Non vi fate condannare ad essere sepolti vivi. Uscite e andate incontro alla storia. Ci viene incontro la tenerezza di questa serata e il vibrare dell'infinito nel mormorio del vento, nel nostro essere vicini e lontani, distanziati, ma nello stesso tempo tanto vicini. Vogliamo provare a prenderci per mano idealmente al termine di questa celebrazione di San Lorenzo? Idealmente ci prenderemo per mano. Una mano ce la daremo noi, gli uni con gli altri. L'altra la tendiamo verso il passato, a questo colle che è così ricco di storia. Ci sono resti della romanità, resti di tutte le civiltà passate in questa zona, sotto le zolle di questo colle. E c'è la chiesina che verrà come inondata di luce questa sera con l'accensione per la prima volta di questa possibilità di contemplarla anche da lontano. Dietro le spalle la madre chiesa di San Lorenzo. E intorno alla chiesa tutti voi, tutti noi che abbiamo avuto il coraggio di uscire. E mentre guardiamo il sole che tramonta, preghiamo il sole che sorge. Vedete, io sono orientato a occidente, ma voi siete tutti con lo sguardo rivolto a oriente. E mentre a occidente il sole si nasconde, si prepara già il nuovo giorno. Voglia il Signore che si prepari un nuovo giorno per tutti voi, per le vostre famiglie. Voglia il Signore che troviamo il coraggio di affrontare i disagi e le difficoltà giorno per giorno, attingendolo dalla nostra storia e attingendolo dalla presenza di Dio che non ci abbandona. E allora la celebrazione
della festa di San Lorenzo di questo anno del coronavirus assume più significati e diventa ancora più importante. Non trascurate, fratelli e sorelle, mai questa sorta di pellegrinaggio sul colle di San Lorenzo. Uscite dalle case e raccoglietevi intorno al mistero di luce e di speranza che nasce da questo colle. Che San Lorenzo, dopo averci dato l'esempio e la testimonianza dell'attenzione ai poveri e della capacità di sentirsi disposto a offrire la sua vita pur di non tradire la sua fede, San Lorenzo tutti ci guidi, ci protegga, ci doni la sua benedizione e ci consenta di avere la forza di vivere, la forza di sperare, la forza di affrontare i disagi, la forza che è quel salto improvviso che ci porta da ciò che è limitato a ciò che è eterno, che ci porta da ciò che è finito nelle braccia dell'infinito. Questa sera abbracciamo l'infinito nell'aria che respiriamo e nel clima nel quale siamo immersi. Sia lodato Gesù Cristo. Nutriti alla tua mensa, fa che il servizio sacerdotale che abbiamo celebrato in memoria del diacono San Lorenzo ci inserisca più profondamente nel mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per i meriti e per l'intercessione di San Lorenzo, tutti vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ed ora procediamo alla benedizione della luce, anche se già l'ha benedetta il Signore, ma la prolunghiamo con il desiderio questo momento. E poi ci sarà l'inaugurazione, credo, di questa bella e artistica illuminazione che sottolinea ancora una volta e meglio il valore della chiesina di San Lorenzo. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Dio Onnipotente benedica questa luce, emanazione della sua grande luce, e conceda di destinare questa piccola chiesa perlomeno ad uno sguardo d'amore di quanti abitano a Contigliano o passano nella nostra valle. Che risplenda la luce di Dio anche attraverso questo che è il segno umano della luce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
immagino che il sindaco abbia qualcosa da dire in questo momento. Innanzitutto grazie a Don Ercole e benvenuti a tutti. Io sono veramente contento e pieno di emozione per vedere questo colle così con tanti di voi, con tantissimi amici, con coloro con i quali abbiamo condiviso questa idea, che è un'idea di recupero, di valorizzazione di questo sito, un'idea che è cominciata dalla precedente amministrazione, perché questo progetto è stato voluto dal sindaco Angelo Toni, che è qui, che saluto, e poi abbiamo avuto la fortuna di poterlo realizzare. Voglio ringraziare in particolare Enrico, l'assessore che è qui, che in 3 settimane circa ha fatto sì che tutta questo lavoro si svolgesse. Voglio ringraziare anche in modo particolare, con tanto affetto, la famiglia Pitotti, che è la proprietaria di questo colle, sul quale noi stasera, come sempre, come spesso, siamo ospiti. Li voglio ringraziare e mi voglio anche scusare per tutte le volte che i lavori, prima ancora gli accertamenti archeologici, prima ancora tutte le attività che sono state fatte di organizzazione, eccetera, hanno creato fastidio, malintesi, eccetera, ma nei loro confronti c'è tantissima ammirazione nel ricordo del loro padre, di Aurelio, che su questo colle ha speso tanto delle sue fatiche, tanto del suo lavoro, e per cui grazie veramente, grazie anche a loro e grazie a tutti. È chiaro che per noi, cioè, noi riconosciamo in questo posto una vocazione, una sorta di vocazione pubblica, un interesse che è di tutti, un interesse che è generale, così come ci sembra di vedere con molta chiarezza in una sera come questa come anche un edificio così piccolo come questa chiesa possa contenere qualcosa di così grande, possa essere così fortemente carico di significato. Questo edificio così piccolo, che è il luogo dove è stato posto il primo fonte battesimale della nostra comunità, fonte battesimale che abbiamo avuto alcuni anni fa, quando abbiamo fatto i lavori, la fortuna di ritrovare, di ricomporre nei tre pezzi in cui era rotto e che per qualche miracolo si erano però conservati uno accanto all'altro sotto alle macerie della chiesa. Questo luogo, che è un luogo di straordinario significato secondo me, perché è anche il luogo dove la spiritualità di questo angolo della Valle Reatina, spiritualità si coniuga con la storia e attraverso i secoli, attraverso i millenni. Qui sono testimoniati i culti più antichi del popolo dei Sabini, e questa tradizione è stata raccolta poi nel culto cristiano del martire San Lorenzo. Tito Livio, che era uno storico di età romana, circa 30 anni prima di Cristo, scriveva che in un angolo dell'Agro Reatino si era verificata una straordinaria pioggia di pietre e che in quell'occasione il sole era diventato di colore rosso come il sangue. Il luogo di questa caduta di pietre, cioè di meteore, era stato, la tradizione l'aveva identificato proprio in questo colle, un colle dove da prima di Roma si verificavano i culti solari, e così questa chiesa si è incaricata, questa piccola chiesa, di raccogliere questa tradizione pagana e di elevarla al culto, alla vera fede, alla fede in Cristo. Questa chiesa è orientata esattamente ad Oriente, al sorgere del sole di un equinozio di primavera di circa 13 secoli fa, e forse non per caso è anche orientata esattamente sull'asse di questo colle che è dietro, dove prima Don Ercole giustamente vedeva il tramonto del sole, esattamente sulla direzione dell'Oriente e dell'Occidente, così come in questo luogo dove noi ogni anno torniamo. È il luogo delle nostre origini, è il luogo dove si torna per poi andar via, ma si torna necessariamente perché è qui che raccogliamo le forze, specialmente in un anno difficile come questo. Voi ricorderete, molti ricorderanno, che nella sera della famosa zona rossa, la sera del 30 marzo, nel pomeriggio del 30 marzo, proprio quando alla Regione stavano formalizzando la delibera con la quale Contigliano veniva posto sotto questa tutela che ricorderemo tutti, in quel momento Serena, Alessia avevano catturato una fotografia incredibile, l'arcobaleno che era completo proprio sopra questa chiesa.
era un segno nel momento più difficile, un segno di grande speranza e di grande certezza. Io dico che questo non è un anno per fare feste, questa non è una festa, è una celebrazione nella quale facciamo i conti anche con tutte le difficoltà straordinarie di questo tempo, ma facciamo i conti con tutto questo senza che venga meno la fiducia, senza che venga meno la ragione per cui siamo qui, per cui torniamo qui ogni anno, perché qui ci sono le radici e queste radici sono profonde, ci garantiscono un cammino pieno di speranza e pieno della luce vera, di cui quella di questa sera è soltanto un riverbero, spero vi piaccia, ma è un riverbero di una luce più grande. Grazie a tutti. Ibernati, evidentemente l'emozione un po' ci gioca dei brutti scherzi, però finiamo con il canto finale e poi continuate la vostra piccola ricreazione per quelli che possono farlo e gli altri tornino a casa con una convinzione in più, quella che nella luce di Dio abbiamo visto la nostra luce.